Quando si parla di legalità, soprattutto nel Vallo di Diano, non si può prescindere dall'incredibile figura di Gio Petrosino? Beh, sicuramente non si può prescindere. Petrosino è personaggio internazionale, incarna appieno la legalità, conosciuto nel mondo. Io lo racconto a New York oramai da 36 anni, tre volte all'anno io sono là. Beh, come dicevo, nel Massachusetts qualche mese fa, alla prestigiosissima università di Harvard a Cambridge, anche qui dissi: Petrosino è a casa sua, perché la legalità interessa il pianeta, interessa il globo, è un fatto planetario giustamente, e quindi Petrosino che la incarna in pieno, e tra l'altro è considerato oggi univocamente dalla critica internazionale come tra i simboli più forti appunto della legalità, della giustizia e della nostra sana emigrazione, sicuramente la fa da padrone in questi meeting, in queste kermesse. E quindi noi qui a Padova, a maggior ragione, perché è il paese che ha dato i natali proprio a Giove Petrosino, è laddove noi abbiamo appunto fondato di concerto con le istituzioni quella che è oggi l'unica casa museo in Italia dedicata a un esponente delle forze dell'ordine, aperta tutto l'anno, noi non abbiamo chiusure, la nostra seconda peculiarità, e la nostra terza peculiarità che abbiamo il personale in divisa. Il personale della casa museo di Giove Petrosino veste la divisa della polizia di New York per disposizione della stessa. Oggi ci troviamo qua al liceo scientifico di Padova appunto per presentare ai ragazzi non tanto la figura di Giove Petrosino ben conosciuta, ma quel sacrificio che oggi deve essere di monito ad incominciare dalle istituzioni al comune cittadino, perché una memoria si rispetta anche con le buone azioni, soprattutto quando si è investiti da una carica pubblica. Mi è stato affidato questo compito, quello di tratteggiare il rapporto fra il diritto e la società. E mi è stato dato questo incarico all'interno di una scuola come il liceo scientifico, nella quale le materie umanistiche sono assolutamente prevalenti. Ebbene, io ho cercato di dare, cercherò di dare un taglio particolare al mio intervento, intendendo il diritto come una materia umanistica, in quanto ha degli aspetti connotativi, ideologici, di filosofia che lo caratterizzano. E in particolar modo ho cercato di individuare il rapporto e l'incisione, e l'aspetto particolare che il diritto ha nell'ambito della società e della società civile. È facile parlare ai ragazzi di legalità, soprattutto in questi tempi dove tutto scorre più velocemente? E il compito della scuola è quello di formare l'uomo e il cittadino. Questo lo è stato dall'inizio, già al tempo dei peripatetici, la scuola è stata maestra di vita e quindi è suo compito educare i giovani alla legalità, al rispetto delle leggi per un autentico progetto di vita. Non è sempre facile farlo, è per questo che vi siete affidati ad un interlocutore così importante come Don Luigi Merola? Certamente Don Luigi Merola è una stella in questo campo, è un punto di riferimento, è un modello, però insieme a lui ci sono altre personalità come il Vescovo, come il Capitano dei Carabinieri, come il Comandante della Polizia che affronterà il problema dell'alcol, del tabagismo e di tutte le altre droghe che danno disagio, che sono di disagio ai giovani. Qual è il messaggio che gli consegnate oggi a questi ragazzi? Il messaggio che consegniamo ai ragazzi è quello che il Papa ha detto ai giovani della Sicilia nell'ultimo viaggio che ha fatto quando si è fermato lì a Capaci. Ha detto ai giovani: siate una foresta che cresce, sicuri che il bene trionferà sul male. Cosa vuol dire parlare ai ragazzi di legalità? Innanzitutto dobbiamo dire che oggi è difficile parlare con i ragazzi, anche perché va un po' tutto più veloce. Non solo va più veloce, ma diciamo sono cambiati determinati principi che ieri erano validi
e oggi non lo sono più. È importante parlare di legalità perché? Perché le regole sono, diciamo, a fondamento della nostra cultura e della nostra società. Devono imparare a rispettare le regole, devono imparare a farle rispettare anche agli altri. È importantissimo anche sotto questo punto di vista sfatare falsi miti, pertanto ricondurre tutto in un'ottica più familiare, oserei dire, visto che siamo sotto Natale. Dobbiamo riproporre come modello la nostra famiglia. Forse il nostro territorio, quello del Vallo di Diano, rispetto ad altri ambiti è più tutelato dalla frequenza dei reati, però non per questo bisogna trascurare l'argomento e non per questo non se ne debba parlare a scuola. Ma guardate, il nostro territorio, diciamo, non è che è più tutelato. Noi, il Vallo di Diano, che comprende circa una ventina di comuni, ha una densità abitativa molto bassa. Quando arriva Don Luigi Merola le folle si scaldano, soprattutto quelle dei ragazzi. Questo è un grande privilegio, assistere sempre a questo grande calore. Cosa vuol dire? Qual è il messaggio che lei ribadisce ai ragazzi sulla legalità? È che bisogna riprendersi la vita in mano, legalità e ordine. E innanzitutto legalità per me, prima della lotta alla camorra bisogna studiare. In Italia c'è un'emergenza che nessuno ne parla, è un'emergenza culturale. Se vogliamo essere lontani da questo cancro che è la camorra, da questa diffusione di illegalità a tutti i livelli, bisogna studiare, bisogna essere i padroni della propria vita.